Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Anteprima della puntata numero 90 di You Leader, 90 puntate consecutive, 90, la paura. Buongiorno a tutti voi e grazie, grazie di essere qui, di aver scelto anche oggi questo particolare metodo per iniziare la vostra giornata, cioè stare davanti ai vostri display, ai vostri monitor, ai vostri cellulari per un'altra puntata della rubrica dedicata ai networker che vogliono fare parte del 2% che ce la fa. Quindi benvenuti e ho il piacere di dare il benvenuto al dito più rapido di oggi, che è stato quello di Tiziana. Buongiorno Tiziana da Livorno. Giulia, buongiorno live da Arzignano, e si vede che oggi non avete lezione di inglese con Tempesta. Buongiorno Giusi, buongiorno da Marsala. Lisina, buongiorno live da Orciano Pisano. Buongiorno Eleonora da Modena. Good morning Patrizia, ciao da Mesagne. Monica live dalla Dispoli. Carmen, buongiorno. Romina, buongiorno da Venezia. Buongiorno Alessia, Tempesta, buongiorno Eleonora, che tagga le persone del suo cerchio. Buongiorno Ermelinda da Caltanissetta. Maria, good morning. Banda, ciao. Brigitte da Brindisi, buongiorno Brigitte. Sono tutta orecchie, dice Ermelinda. Buongiorno Cristina da Livorno. Ciao Paola da Roma. Buongiorno a te, Nicoletta, live da Clubhouse anche. Esatto, c'è come sempre un manipolo di pochissimi eroi e pionieri. Buongiorno Elisabetta, buongiorno Serena, buongiorno Emanuela, Conni da Palermo. 90 è il mio numero preferito, con voi non ho paura, dice Linda. Mara, buongiorno a te, ciao. Jenny dalla Val di Non, magnifico. Federica da Mesagne, buongiorno. Babs, buongiorno, ciao dalla Svizzera. Serena, buongiorno a te, Isola del Giglio. E intanto Lisina tagga Azzurra. Vi do il benvenuto a questa che è l'ultima puntata di questa settimana. Oggi è venerdì 26 marzo 2021, un venerdì sonnecchiante. Tutti i venerdì sono molto particolari, ma ci sta. Oggi saremo insieme per questi minuti, affronteremo un argomento che vi piacerà moltissimo, per cui vi chiedo, se avete voglia di farlo, di condividere già da ora questa live premendo il pulsantino condividi che c'è qui in basso a destra. Questo permetterà alle persone del vostro team di afferrare e raccogliere alcuni concetti che potrebbero rasserenarli e rassicurarli, perché se vuoi costruire il tuo impero devi farlo con le tue persone, e quindi è bene che l'atteggiamento per diventare un vincente non sia soltanto un argomento per te, ma devi estenderlo alle persone con cui andrai a conquistare la tua libertà. Raffaella, buongiorno, sto andando in ufficio, ahimè, ma ascoltare te Mario mi dà la carica necessaria. Buongiorno a te Raffaella, anche a Daniela, buongiorno a Mimma, buongiorno a Norma, a tutti dal lago Trasimeno. Infatti molto importante che voi mi scriviate da dove mi seguite, per una ragione che scoprirete presto, per cui non tralasciate mai di dirmi da dove mi seguite. Buongiorno da Parma. Dunque, se siete pronti, se siete pronte, lancerei la sigletta, quella di pochi secondi, ed entrerei nel vivo della puntata. Lasciali parlare. Lasciali parlare. Allora, in questi lunghi mesi di live mattutine, perché ovviamente prima ancora che prendesse forma You Leader, primavera scorsa, d'estate, insomma, siamo stati insieme quasi, in realtà, quasi tutte le mattine, in queste rubriche mattutine, tantissime volte l'argomento che più scalda gli ascoltatori è quello relativo a coloro che ti criticano. Spesso e volentieri
tutte le energie che tu profondi per andare a conquistare quello che vuoi vengono diciamo appesantite, il tuo percorso diventa ancora più pesante perché c'è chi non condivide ciò che fai, chi fa di tutto per farti cambiare idea, chi prova a demolirti psicologicamente. Oggi parleremo anche di quel particolare, di quella particolare categoria di persone, ma ho schiaffato in questa argomentazione tre tipi di persone, ora ne parleremo. Nel frattempo voglio salutare i pochi ma pionieristici amici che mi stanno seguendo in questo momento da Clubhouse. Vi ricordo che in queste settimane stiamo promuovendo e lanciando questo nuovo social che è molto particolare perché ti permette di essere nelle stanze, di conversare con persone davvero interessanti, ma solo usando l'audio. Quindi sono delle chat soltanto audio e si trova davvero di tutto in questo contesto, si trova veramente tanta ispirazione e tanti spunti. Noi abbiamo anche un canale che si chiama per l'appunto You Leader Mindsetting e in questo preciso istante pochissime persone sono sintonizzate su questo canale, ma è normale. Quando poi ci sarà l'esplosione, queste poche persone potranno dire io già c'ero, avevo intuito la grandezza di questo social. Peraltro poi vediamo se riuscirò a fare l'esperimento, volevo fare ieri, farvi sentire la voce di qualcuno che sta seguendo in diretta ora questa 90esima puntata di You Leader. Dunque, prima di iniziare terminiamo i saluti, vediamo. Noemi, buongiorno. Natascia, buongiorno. Alfredo da Taranto, buongiorno a te. Ciao Barbara, buongiorno con il cuoricino. Sonia, buongiorno da Fanna, specifica Raffaella, dalla Dispoli Alessia. Questa settimana bomba, grazie Mario. Bene, sono felice Mimma, sono felicissima, felicissimo. Ciao Natascia, ciao Simo. Arri, ciao Natascia da Pisa, Lisa. Buongiorno a te da Taranto, Monica, nonna Tecno da Roveredo in Piano, live da Bozen. Infatti prima di proseguire voglio chiedervi, ma ieri come è andata la giornata? La vostra giornata è stata up o è stata down? Fate il resoconto rapido di quello che è stato ieri, fate la giusta media fra le emozioni positive che avete provato, i risultati che avete raggiunto, il rilancio della vostra idea di grandezza, di conquistare la libertà. Che giornata è stata ieri? Up o down? Sapete che iniziamo sempre le nostre mattine andando a riflettere su come si è conclusa la giornata precedente. Quindi mi piacerebbe nei commenti leggere se è stata una giornata up, super up, down o downissima. Chissà come sarà stata. Federica da Crispiano. Ciao Sandra. Simona, ciao. Daniela, allora, è stata up per Daniela, up per Mimma, up per Noemi. Linda, oggi ho condiviso questa diretta con questa frase: fidatevi e passate del tempo con chi vi fa sorridere, con chi sa guidarvi, farvi sentire meglio. La vita è breve, datele qualità. Bellissimo. Allora, sono stata in super focus, dice Lisina, up, dice Carmen. Buongiorno da Roma, ciao Andreina. Super up per Lisina. Cristina, ieri down, mi ci voleva. Up, dice Lara. Up, up, up. Live a 4 su Instagram, in gran forma, dice Maria. Down, ma non mi fermo, dice Ermelinda. Super up, intervento ok, grazie, sono entrata con un sorriso in più. È vero, ieri Tiziana ci ascoltava prima di un intervento. Sono felice che tutto sia andato a gonfie vele. La mia giornata up, up, up. Valentina, un po' up, un po' down. Super down per Norma, buongiorno da Cerveteri, qualche giorno down per Patrizia. Va bene, dai, tutti insieme abbiamo capito, stiamo capendo che le giornate down, tutto sommato, ti servono per memorizzare come non vuoi sentirti. Quindi, lasciali parlare. Vi parlerò di tre categorie di persone. Dovete sapere che Eric Worre, nel suo libro GoPro, la Bibbia del network marketing, nei passaggi iniziali dice: quando inizi a fare network marketing c'è una cosa che non ti dicono, ma devi saperla. Nelle fasi iniziali della tua avventura in questa grande industria soffrirai un po' di disistima sociale, perché le persone non capiranno che cosa avrai iniziato a fare, perché tutto sommato, nonostante liberi
migliaia, migliaia e migliaia di persone. Il network marketing continua a rimanere un'attività ancora non convenzionale, quindi le persone ti attaccano. Parleremo di queste, ma non solo. Io vorrei iniziare con la prima categoria di persone con cui, se farai network ad un certo livello, se lo farai per un periodo sufficientemente lungo di tempo, imparerai a riconoscere la categoria che insozza i social che noi utilizziamo in maniera così positiva. La categoria, una di quelle che io non soffro, di quelle che soffro di più, o che non soffro, non so come devo argomentare, una di quelle categorie che non sopporto, eccola, mettiamola semplice: i polemici. Ora vi mostrerò una frase in inglese che andremo insieme a tradurre e parliamo dei polemici. Questa categoria sterminata di persone che godono nell'attaccare qualcun altro piuttosto che guardare il proprio giardino, guardano il giardino altrui e attaccano. Dunque, la frase che vi chiedo di tradurre è questa: controversies love to let people know. Winners love to know how. Controversies love to let people know. Winners love to know how. Vediamo un po' se l'ho scritta bene, se si riesce a tradurre. Allora, Raffaella, è stata una giornata up, per Betty appissima. Sandra dice: io niente, non riesco a esplodere, ma non mi fermo. Quello è il segreto, continuare a cercare la chiave. Emanuela, è stata una giornata up, per Natasha down, per problemini di salute familiare, ma ora è tutto ok, benissimo. Down per ricordarmi quanto è bello quando torno su, esatto, ciao Ilaria, ciao Tiziana. Aria fritta, dice Lisina, parlando di ciò che scrivono i polemici. Controversies love to let people know, winners love to know how. Intanto in sottofondo c'è Harry Styles, l'artista preferito di mia figlia, con la canzone che gli ha permesso di vincere i Grammy Awards. Allora, vediamo chi è il primo a tradurre queste poche righe, queste poche parole. Controversies love to let people know, winners love to know how. Una grandissima verità che vi permetterà di sopportare meglio quando sarete al cospetto sui social di una persona polemica. Per Ilaria sempre up. Deborah, buongiorno, live da Aosta. Allora, attendo ancora qualche secondo. Controversies love to let people know. Winners love to know how. Samantha, giornata up, nonostante cercano di buttarmi a terra. Down per gli eventi della giornata, ma happissima per quanto riguarda le mie azioni. Racconta Simona della sua giornata di ieri. Allora, sto per mostrarvi la traduzione, sto per vincere, dunque mi sembra molto strano che non abbiate impugnato il vostro traduttore, il vostro Google Translator. Controversies love to let people know, winners love to know how. Controversia, amore, fa sapere le persone che i vincitori amano sapere come. Qua si vede un tentativo di traduzione letterale, ma la traduzione è questa: i polemici, ecco perché dovreste lasciarli correre, i polemici amano far sapere, i vincenti amano saper fare. Ve lo ripeto, applicatelo a chiunque volete voi, applicate questo concetto a quella persona che sui social vi è passata davanti con dei post al vetriolo, quei post con i quali vogliono ergersi a tuttologi attaccando gli altri. I polemici amano far sapere. I vincenti, invece, amano saper fare. E c'è una differenza sostanziale, perché spessissimo, quasi sempre, i polemici utilizzano il loro atteggiamento polemico per buttarla in bagarre, perché non riescono ad ottenere, perché non riescono a fare, o semplicemente fanno come fanno gli assassini, che tornano sempre sul luogo del delitto. Quindi, che cosa fa il polemico in difficoltà?
esce sui social raccontando degli altri ciò che lui fa per primo. È esattamente come fanno gli assassini, che la letteratura in criminologia vuole che l'assassino torni sempre sul luogo del delitto. Ed è esattamente quello che fanno i polemici quando, piuttosto che curare i propri affari e provare a imparare ad ottenere risultati, si occupano delle vicende altrui. Ciao da Valencia. I contrari amano far sapere alla gente, i vincitori amano far sapere alla gente. La traduzione è quella che vi ho messo lì, bella, è verissimo. Vabbè, praticamente ho sbagliato, rimetterò il traduttore. I polemici amano far sapere, i vincenti amano saper fare. Ricordatevelo sempre quando qualcuno, in maniera gratuita, prova ad annichilirvi. Sapete quante volte mi è capitato di essere oggetto di stories, di post, di frasine buttate lì da una persona che magari cercava quell'attimo di luce buttando in ombra qualcun altro? Questo è tipico dei polemici. Ma voi non curatevene. Benigni ieri, se avesse parlato di questa cosa, avrebbe detto: tu guarda e passa. I polemici amano far sapere, hanno proprio il desiderio di attrarre attenzione facendo sapere che, mentre nel frattempo coloro che saranno a Dubai a bordo piscina con il miglior nemico che ti porterà il cocktail sul vassoio sono coloro che si occupano del saper fare. Non diventate mai parte di quella categoria di coloro che, pur di mettere la polvere sotto il tappeto, quindi non parlare dei propri dati, non parlare dei propri non risultati, o meglio, non parlando dei propri risultati negativi, preferiscono buttarla in bagarre insozzando i social di cose polemiche. Ma non mi riferisco soltanto ai networker, mi riferisco a tutti coloro che sono pronti con polemica ad attaccare, a sentenziare, a pontificare su ogni cosa. Lo fanno semplicemente perché vogliono far sapere. Voi non ve ne curate, voi occupatevi del saper fare, perché se tu fai otterrai qualcosa, se tu dici non è sufficiente. Fai che ce la fai. Assolutamente, il saper fare, il voler fare è alla base di tutto. Fai che ce la fai. Lasciate perdere chi parla e non ha il tempo poi di concentrarsi sulle proprie lacune. Buongiorno Cinzia, buongiorno Silvia, buongiorno Donatella. Cristina, ieri hanno cercato di creare polemica con un commento a un mio post. Cosa avevo scritto? Semplicemente ho postato il mio prima e dopo. Non è piaciuto per come ho scritto di essere fiera di non essere più quella di 4 anni fa. Ero più sottomessa, più in disparte. A polemizzare è stata un'amica, tra virgolette. Abbiamo anche oggi la frase per quella categoria di persone. Vero, il silenzio del creatore è meglio delle chiacchiere dei polemici in generale. Esatto, Natascia, è molto più semplice demolire il lavoro altrui piuttosto che costruire qualcosa. Io sono circondata da polemici, perciò amo stare qui. Mi date la possibilità di staccare e sorridere. Meno male che ci sono loro, almeno vediamo a distanza come sarebbe stata la nostra vita se fossimo rimasti con quella mentalità. I polemici sono veleno per la nostra vita se siamo negativi, ma se pensiamo positivi possiamo prendere del buono anche lì. È difficile, ma noi abbiamo il grande esempio della famiglia Tempesta. I polemici amano far sapere, i vincenti amano saper fare. Fai che ce la fai. Ricordati questo concetto e lascia perdere. Proprio ignora, sì, anzi, guardali proprio con il piacere di dire: ma guarda quanto è polemico, io non sarò mai così. E sappi sempre che un polemico nasconde sempre e denuncia sempre cose che lui stesso fa per primo. Perché altrimenti come fai a riconoscere una certa cosa se non la conosci, se non la sai e se non l'hai fatta tu per primo? Bene, passiamo alla seconda categoria di oggi. Lasciali parlare. Questa è la categoria dei i chiusi. Siamo nel 2021, siamo in un'epoca in cui dovremmo imparare ad aprire mente, orecchie, braccia,
Invece ci sono ancora coloro che sono chiusi. I chiusi. Vi presento una frase in inglese da provare a tradurre sulla categoria dei chiusi. They defend their prisons and tell you, stay with us, here we have golden bars. They defend their prisons and tell you, stay with us, here we have golden bars. Chissà se si riuscirà a tradurre questa frase. They defend their prisons and tell you, stay with us, here we have golden bars. Buongiorno Morena, live Valdagno, davvero bello ascoltarti, grazie a te Morena per esserci. Silvia da Mesagne, Simona, e passano il tempo a cercare anche ciò che non va in quello che fai, sorridi sempre ma poi di problemi ne hai, ma io non ho mai detto di essere felice senza problemi, anzi è il modo di affrontarli. Ah, ti dicono sorridi sempre ma poi di problemi ne hai, ma io non ho mai detto di essere felice senza problemi, anzi è il modo di affrontarli. E tutto questo grazie a tutti voi, e sottolineo tutti. Le menti positive nei problemi vedono uno stimolo. Simona, dovresti dirgli, fargli passare, innanzitutto alle persone critiche nei vostri confronti, non dovresti rispondere male, dovresti semplicemente dire, ma dai. E sappi che they defend their prisons and tell you, stay with us, here we have golden bars. Che cosa significa? Oggi sono un po' complicate le frasi, perché sono concetti che soltanto l'italiano può aiutare a rendere bene. They defend their prisons and tell you, stay with us, here we have golden bars. Simona, quasi, vado oltre per non distrarre. Difendono le loro prigioni e ti dicono, stai con noi, qui abbiamo sbarre dorate. È esattamente questo. Buongiorno Maria, buongiorno Rosalinda, la traduzione è quella di Lisa. Difendono le loro prigioni, i chiusi, difendono le loro prigioni e ti dicono, resta con noi, non fare network, resta con noi. Qui abbiamo le sbarre dorate. Qui addirittura potrai mettere i fiorellini sul davanzale della tua cella. Resta con noi, ti dicono i chiusi, non andare. Ma che cos'è network marketing? È una cosa, ma non funziona, ma non vedi? Guadagnano in pochi, certo. Bisognerebbe rispondere, solo il 2% ce la fa. E invece nella tua categoria, quante persone verranno a Dubai a bordo piscina con noi? Perché i chiusi di mentalità, ma chiusi anche nella impossibilità di essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, perché sono chiusi, difendono le loro prigioni, difendono la loro cella, e in più ti dicono anche, resta pure tu qui, ci sono le sbarre ma sono dorate. Ma che cazzo dici? Ma cosa stai dicendo? Il buon Silvano Agosti diceva sempre, coloro che decorano la loro cella con i fiorellini non si rendono neanche conto che la porta è aperta. E invece loro che fanno? Difendono il loro mondo difficile, fatto di stenti e di tentativi che da anni ci sono nel provare a far funzionare qualcosa che solo apparentemente funziona. E ti dicono, provano persino ad attaccarti quando tu decidi di darti una chance, di provare a fare ciò che rende più felici, serene, che risolve la vita a tantissime persone, e ti dicono resta qui con noi, non andare, non fare network marketing, resta qui, rinunci ad una cosa certa, lavorare 16 ore al giorno a fronte di un contratto che ne recita 6, o lavorare 8 ore al giorno a fronte di un contratto in cui c'è scritto 2 ore. Quella è la loro maniera di essere utili,
Quella è la loro maniera di essere onesti, e poi rompono le palle ai networker che invece ci mettono la faccia. Se hai messo il piede in questa industria e lavori e guadagni lavorando online, perché non basta lavorare online, prima di iniziare a fare network marketing, preoccupati di vedere se le persone lavorano online e basta, oppure se lavorano e guadagnano online, come accade a noi. Ma i chiusi ti impediscono, vorrebbero ostacolare, si mettono di traverso, vogliono con le buone parole farti cambiare idea e dirti resta qui con noi, resta qui con noi. In realtà ti stanno dicendo resta in cella, resta in cella, qui abbiamo le sbarre dorate. Se avete chiaro in testa e decidete di vedere senza chiusura l'onestà intellettuale che regna in questa industria, il nostro metterci la faccia quotidianamente, perché sono poche le professioni in cui le persone ci mettono la faccia così, se voi vi faceste la domanda, ma tu che stai con mentalità chiusa attaccando la mia decisione di fare network marketing, ma tu nella tua categoria riuscirai a far parte di coloro che ce la faranno? Prendete qualunque categoria vi venga in testa, qualunque. Nel settore dell'imprenditoria, secondo voi, in che percentuale, quanti imprenditori diventeranno liberi di essere dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi? Prendete qualunque categoria. Avete in mente quella persona che vi deride perché state facendo network marketing? Che lavoro fa? Bene, chiedetegli, ma tu quando mai diventerai libero? Quanto tempo ti ci vorrà per fare in maniera che i soldi lavorino per i soldi? Perché ragazzi, nel network marketing questo accade. Dopo un periodo di lavoro intenso iniziale, dopo 3-4 anni tu cominci a vedere la vera libertà, che il denaro lavori per il denaro, e tu potrai finalmente goderti della cosa, la cosa più preziosa al mondo, che è la libertà, il tempo libero. E quindi chiedete a loro, tu quanto tempo ci metterai a fare in maniera che il tuo denaro lavori per il denaro? Tu quanto tempo ci metterai per essere felice di ciò che fai? Difendono le loro prigioni, resta qui, abbiamo le sbarre d'oro, esatto, Elisabetta, esatto, Cristina. Ma dai, io sono libera e tu, scherzo, volta di le spalle con un bel sorriso e diventa sorda. Che carica stamattina, dice Maria, buongiorno. Ilaria, devo dirlo, ieri mi è stato detto di trovarmi un lavoro vero, di andare a lavorare e guadagnare davvero con il sacrificio. Io ho risposto, tu continua a lavorare 12 ore al giorno, pagato una volta al mese, e sentirti incatenato. Io sono libera e felice, soprattutto io sono il capo di me stessa. Il concetto, chiedo scusa, espresso da Ilaria è magnifico, è quello che ripetiamo sempre, non è colpa loro. Perché ti accorgi di avere le catene solo quando ti muovi. Finché sei rannicchiato in un angolo a prendere mazzate, a lavorare per realizzare i sogni di qualcun altro, non ti accorgi di avere le catene, non ti accorgi di essere in cella, e difenderai le tue catene e difenderai persino la tua cella, perché ti diranno ci sono le sbarre dorate qui. Ma chi ti dà 7 giorni di ferie pagate, ti dicono? Ma chi ti dà la possibilità di andare in ferie 7 giorni? Ma che bruttura è convincere una persona che avere 7 giorni concessi, se te li danno, per poi divertirti per forza in quell'arco di tempo, sapendo che te le devi sudare quelle ferie, perché seppur dovute te le fanno pesare, perché dovrai lavorare di più prima e dovrai lavorare di più quando torni, e dovrai lavorare anche per il collega che se ne andrà in ferie dopo di te. Ma che cavolo di bruttura è?
Ovviamente ho detto in modo gentile, non mi va di dirvelo esattamente come mi è stato detto. Lasciali parlare, non a caso questa puntata si intitola così, buongiorno. Live, un po' in ritardo dalla Norvegia, buongiorno, Katia. Lasciali parlare, perché difendono le loro prigioni e ti dicono resta con noi, qui abbiamo le sbarre dorate. La scelta di fare network marketing contempla un grande talento. Credere all'onestà delle persone che ti hanno fatto sognare. Nel momento in cui tu traballi davanti ad un attacco sterile e gratuito di qualcuno, vuol dire che hai per un momento preso in giro te stesso perché hai finto di fidarti ed affidarti. In realtà, i risultati di questa industria sono davanti agli occhi di tutti. Ragazzi, il network marketing fattura a livello mondiale più dell'industria cinematografica, più dell'industria musicale. Aprite le orecchie, il network marketing fattura a livello globale più del mondo del calcio. E stiamo ancora a parlare di un qualcosa che sembra inesistente, che sembra... Ma di cosa parliamo? Con l'unica differenza che le porte della casa di un networker professionista sono sempre aperte, così come aperti sono le situazioni fiscali, ben verificabili, così aperte sono le porte delle nostre case, i nostri profili, le nostre storie, perché noi siamo aperti e possiamo essere aperti. A differenza di chi in questo periodo attacca i networker e in barba alla legge e al distanziamento sociale, apre pensando di infinocchiare la legge e poi punta il dito contro di noi. Invece in realtà sono i primi a contribuire al disastro che sta accadendo. Perché è facile pontificare e parlare degli altri. È la maniera migliore per buttarla in bagarre, per provare a sfuggire all'onestà intellettuale che appartiene sempre a meno persone, più passi il tempo. Quindi non abbiate vergogna e paura. Conoscono solo quello che il vertice gli vuole far vedere. Esatto, parliamo di chi lavora per gli altri. Buongiorno Magnano, un po' in ritardo, ma sempre qui ad ascoltarti. Buongiorno Micaela. Io quando lavoravo nei negozi di abbigliamento, la regola prima di andare in ferie era 8 ore tutti i giorni senza riposo, la settimana prima di andare in ferie, e la settimana dal rientro delle ferie 8 ore tutti i giorni senza riposo. E poi eravamo in ferie, anche io ho fatto così, eravamo in ferie e tu ti dovevi divertire in quei 7 giorni, piovesse o non piovesse, dovevi essere felice di essere in ferie e dovevi anche ringraziare. Ma di che cazzo stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Non state avendo risultati nel network marketing? Pensate che non funzioni? Bene, provate a far funzionare quello che sapete che non funziona. Perché le persone fanno fatica a credere alle cazzate che raccontano i networker, ma sono convinti che invecchieranno conservando quel posto di lavoro. E ancora di più, sono convinti che fra 20 anni, fra 30 anni avranno la pensione. Sarò felice di osservare che cosa accadrà da bordo piscina a Dubai, mentre il miglior nemico mi porta il cocktail sul vassoio. E dico miglior nemico perché il peggior nemico sei tu. E certe persone sono doppiamente nemiche di se stessi, perché difendono colori sociali e colori aziendali di qualcuno che in realtà sta realizzando soltanto i propri sogni, parzialmente. Perché essere un ricchissimo imprenditore e dover tornare a casa tutte le sere alle 22, alle 23 o non tornarci affatto, non è assolutamente una forma di libertà. Meglio homeless piuttosto che schiavo. Terza categoria di persone, la categoria dei finti soddisfatti. Perché poi se farai network, se fai network marketing, sarai perennemente a cospetto di persone che sbeffeggeranno la tua scelta
e loro invece si diranno soddisfatti. Provate a chiedere ad una persona, ma tu invece sei felice? Sì, sì, io sono felice, dice, ho il contratto a tempo determinato. Eh già, ho il contratto a tempo indeterminato. Ho un contratto di dipendenza. Ma è magnifico essere dipendente da qualcuno. C'ho uno stipendio fisso ogni mese. Come vada, c'ho lo stipendio fisso. È bellissimo avere uno stipendio sempre uguale. È magnifico. Poi mi dicono che cosa fare, non mi devo cervellare più di tanto. È bellissimo che ti dicano che cosa devi fare, che poi devi farlo per non essere cacciato. C'è la categoria dei finti soddisfatti. La frase relativa ai finti soddisfatti. The false satisfied cry for their efforts and to get better laugh at your choices. The false satisfied cry for their efforts and to get better laugh at your choice. Se questi concetti che stiamo dicendo oggi vi stanno dando un po' di coraggio, vi stanno facendo rendere conto che non sei solo ad affrontare questo esercito di persone rassegnate, condividila questa live. Col pulsantino condividi, condividila, perché arriverà, anche se non te lo diranno mai, alle orecchie di quelle persone che si dicono soddisfatte, ma sono falsamente soddisfatte. Perché the false satisfied cry for the efforts and to get better laugh at your choices. Che cosa significherà? E io accanto a te a Dubai, dice Daniela. Ilaria, io sono un'ex parrucchiera, 12-13 ore al giorno pagata proprio per miracolo di Dio, all'epoca, cioè quando si poteva lavorare. E mai avuto una gratificazione. 5 giorni all'anno di ferie non pagate, ovviamente. 5 giorni all'anno. Che abbondanza. Vi lascio immaginare io quanto piangevo. Ieri la nostra azienda si è congratulata con me. Il mio orgoglio è alle stelle. Donatella, io ho appena cominciato con i network e lavoro ancora, ma voglio far parte del 2%. E un giorno non molto lontano anch'io potrò essere libera, anch'io potrò godermi la vita e tutto quello che la circonda. Non mi farò condizionare da nessuno, sono decisa a cambiare la mia vita. La traduzione di Elisabetta. I falsi soddisfatti piangono per i loro fallimenti. Per stare meglio, ridono della tua scelta. Cristina, i finti soddisfatti si lamentano per i loro sforzi e per sentirsi meglio, ridono delle tue scelte. Elisa, io ho un salone di parrucchiera e ora in questo periodo penso di essere una delle poche che non si lamenta, perché il mio stipendio ce l'ho lo stesso grazie a questa attività. Non farti sentire dai colleghi, dai tuoi colleghi, non farti sentire dalle altre parrucchiere, perché potresti essere interpretata per una nemica, perché è una persona che cerca il meglio per le persone che ama e per se stesso, può fare qualunque cosa e verrà appoggiata. Ma quando inizi a fare network marketing viene letta come un nemico. Poi rassicuratele queste persone, ditegli, stai tranquillo, non ti chiederò affatto di lavorare. Stai tranquillo, non vorrei che facessi troppo sforzo. Il falso soddisfatto piange per i suoi sforzi e per essere migliore ridono delle tue scelte. Donatella, voglio andare a Dubai con Mario Alessia e poi a Las Vegas. Assolutamente. I falsi soddisfatti piangono per i loro sforzi e per stare meglio ridono delle tue scelte, dice Natasha, e lo conferma Alessandra. Piangono per i loro sforzi e per sentirsi migliori ridono delle tue scelte. Lo dice anche Daniela, la traduzione in effetti è i finti soddisfatti, quelli che sono persino disposti a dire che sono felici di lavorare 16 ore al giorno, piangono per le loro fatiche e per sentirsi meglio ridono delle tue scelte. Quindi, come vedi, devi essere fiero, felice, perché almeno gli strappi un sorriso
in quella straordinaria ossessione che purtroppo alcuni lavoratori vivono, una ossessione negativa che andrà avanti tutta la vita. Mi dispiace essere così duro e così categorico rispetto al mondo del lavoro tradizionale che non va come dovrebbe, perché poi c'è ovviamente, ci sono quelle sfere professionali in cui tutto è perfetto, in cui c'è il rispetto della persona, in cui c'è il valore che ogni dipendente merita. Ci sono quei contesti dove veramente la meritocrazia ha un senso e funziona. Ci sono anche fuori, eh? Voi non sapete, non immaginate quanti messaggi, attacchi e minacce io poi ricevo in privato ogni volta che affronto questi argomenti, perché non si palesano mai. Ma i finti soddisfatti devono sempre provare a sentirsi un pochino meglio. Quindi o ridono delle tue scelte o attaccano le tue scelte. E in realtà è la maniera che il sistema ha per farli distrarre. È un po' come quella famosa barzelletta di quelle persone che alzano la testa con la cacca fino a qua, camminano nella cacca, alzano la testa solo per criticare te che stai facendo network marketing, e quando hanno finito di farlo tornano a mettere la testa sotto. Questo fanno queste persone, escono momentaneamente dalla merda per attaccarti senza capire di ciò di cosa parlano, poi non possono farlo tanto perché poi devono tornare sotto a continuare a lavorare, a continuare a realizzare i sogni di qualcun altro, come ho fatto io per 16 anni. I finti soddisfatti piangono per le loro fatiche, perché piangono, eh? Perché li vedi ai tanti onniscienti e forti solo per demolirti, perché è brutta una vita senza avere la possibilità di costruire veramente qualcosa di solido per te stesso. È veramente terribile. Provate a pensarci. Pensate ai nostri genitori, ai nostri nonni, lasciate perdere quelli che avevano già proprietà di famiglia. Perché come dice il buon Tim Sales, per fare big money due sono le cose: o ce li hai o devi vendere. Lasciamo perdere quelli che ce li hanno, lasciate perdere quelli che sono già nati in un ambiente familiare con proprietà terriere, che erano tantissime una volta, che poi si sono ridotte chissà come mai. Lasciate perdere quelle persone. Siamo tutti stati figli di lavoratori tradizionali, nipoti di lavoratori tradizionali, e la solita domanda che io faccio è: ma quanti anni hanno lavorato, quanta sofferenza, quante mattine si sono svegliati intirizziti dal freddo per andare su un posto di lavoro che non amavano, perché magari non amavano i colleghi, quante volte hanno preso i ferri tra le mani ghiacciati per portare un piatto a tavola, quanti anni hanno lavorato per poi essere poveri, quanti decenni i nostri genitori hanno lavorato, hanno fatto sacrifici per noi, si sono tolti il pane dalla bocca per poi non farcela, per poi aspettare la pensione che non basta mai. Quanti anni hanno lavorato per essere nella cacca? E viene a rompere le palle a noi networker che in 3-4 anni di duro lavoro possiamo diventare liberi? La porta di casa mia è aperta, la porta di chiunque fa questa attività e comincia ad avere risultati da casa settimanali è aperta, perché questa è la differenza fra un networker e un lavoratore che pontifica sulla tua scelta. È che tu ci metti la faccia, prova a chiedere a loro a metterci la faccia e la documentazione sul tavolo. Provate a farlo. Lavoro in un ristorante in cui mi trattano come se mi facessero un favore. Intanto auguri a Francesca, che ieri ha compiuto il suo primo anno di network marketing.
Lavoro lì da quasi 2 anni e l'unico aumento sono stati 30 centesimi. Dio mio, il contentino. Anche se lo Stato dice che per la mia esperienza e conoscenza dovrei guadagnare di più. Ma io so che non sarà un ristorante a portarmi lontano, ma il network marketing. Grazie per la tua condivisione, Francesca. Oggi bisogna essere alchimisti di noi stessi. Dalla cenere dovremmo creare il diamante che vogliamo dentro. Non dovremmo. Vogliamo creare il diamante che vogliamo dentro. Secondo me tutti vorrebbero fare quello che facciamo noi, ma no. Ma non hanno il coraggio di lanciarsi. Ciao Giorgia, auguri Francesca per il tuo primo anno nell'industria del network marketing. Bene, pensate che quello che abbiamo raccontato oggi possa aver aiutato le persone del vostro team a innanzitutto a capire che è un problema comune quello di affrontare gli attacchi dei finti soddisfatti. Vi siete ritrovati in queste parole? Giulia, ho studiato tanto e mi sono data al 200%. Ho rinunciato a godermi la mia famiglia, a veder crescere i miei figli, ma non ero felice. Sentivo di meritare di più ed è stata questa attività a permettermi di sentirmi viva e di aprire gli occhi. Auguri Francesca Indioggia da parte di Giulia. Grazie per la tua testimonianza, Giulia. Lasciateli parlare, lasciali parlare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di You Leader, che voglio chiudere con i 3 post che vi mostrerò, ma voglio provare prima a fare l'esperimento su Clubhouse che ieri non era riuscito. Non so ancora se funzionerà, non so se chi mi sta seguendo ora in diretta su Clubhouse vorrà fare semplicemente un saluto audio. Attendo qualche secondo perché sicuramente qualcuno uscirà dalla stanza pur di non. Io concedo il microfono a qualcuno dei tantissimi presenti su Clubhouse, saranno circa 1400 persone in questo momento. Vediamo un po' chi vuole far sentire la propria voce su Clubhouse. Buongiorno! Buongiorno, chi sei? Sono Nico, Nicoletta, buongiorno a tutti! Ci stai seguendo da Clubhouse, Nico? Com'è questa esperienza sensoriale? E quindi è da ascoltare, quindi questa mattina non ti ho visto ma ti ho ascoltato. Stai dicendo che è molto meglio ascoltarmi che vedermi, hai ragione, metterò... Questo l'hai detto tu, non l'ho detto io. Metterò un alter ego. Chi altro c'è su Clubhouse che vuole condividere un pensiero con noi? Buongiorno! Chi sei? Sheila. Sheila, buongiorno a te. Sintonizzata su Clubhouse, ti ho visto apparire, sei una delle prime. Intanto vediamo se qualcuno vi vuole salutare. Ragazzi, su Facebook mandate il vostro saluto. Ecco, Monica dice ciao Nico. Buongiorno, posso anch'io? Crizia, buongiorno a te. Come si sente? Come si percepisce? Buongiorno community di You Leader, buongiorno mondo, buongiorno Networkers. Mario, sei stato fantastico. Stamattina ho sentito, senza vederti, la tua energia, la tua determinazione. Oggi sei stato più duro ma vero che mai, veramente bravo, è una figata da qua ascoltarti, complimenti. Grazie mille, guarda, Katia dice che figata, ciao a tutti, ciao, i saluti arrivano, questa cosa piace molto, quella di interagire con chi c'è dall'altra parte del microfono. Va bene, grazie agli amici di Clubhouse, grazie, adesso vi... Buongiorno! Chi è questa, chi è codesta? Ecco, mi dicevano si sente poco, adesso ho scoperto che tenevo il telefono vicino al computer piuttosto che al microfono, ora si sente molto meglio. Buongiorno, Tempesta, come va Tempesta? Ti sentiamo benissimo. A parte i dolori dell'allenamento, tutto bene. Oggi un argomento che mi sei piaciuto, guarda, addirittura. Ti promuovo, mi sei piaciuto, ti mantengo il codice attivo, bravo. Grazie mille, vedete, poi dite che non siete gli network, che non sono lavoratori dipendenti. Io sono il primo dipendente di me stesso, oltre che di mia moglie. Va bene, Alessia, ci sono dei saluti per te in diretta su Facebook. Grazie, Monica scrive salve. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, continuate a seguire queste fasi finali. Ora sarà un po' più complicato per le persone che seguono Clubhouse
Perché sto per mostrarvi, potete solo vederlo voi che siete sui su Facebook. Ecco qua, chiudo un microfono. Vi mostro tre post scelti tra persone che ieri hanno condiviso la live di ieri. Ladies and gentlemen, lei è Elisabetta. Vi presento il bel volto di Elisabetta Visentin, che dice: credere nei sogni è la cosa più bella che possiamo fare, perché i sogni sono la linfa che fa nascere grandi cose. Troppo spesso ci dimentichiamo che non dobbiamo essere spettatori della nostra vita, noi ne siamo i protagonisti principali. È quello che si riassume anche nel concetto: siate i registi della vostra vita, non siate solo gli attori. Siate i piloti della vostra esistenza, non fatevi condurre dove vogliono gli altri. Piacere Elisabetta, dice Daniela. Bellissima, dice Lisina. Oddio, svengo, dice Elisabetta. Immagino che tu sia contenta di essere apparsa qui. Elisabetta, urla Giusy. Amore Eli, dice Katia. Ciao Elisabetta, bellissimo post da Valencia, dice Elisa. Alessia, ciao Elisabetta, piacere Elisabetta, dice Maria. Romina, ciao Elisabetta, con la faccia e con i cuoricini. Giulia dice: Elisabetta Visentin. Monica, la sorella di Elisabetta, dice: grande Elisabetta, perché nel nostro grande team c'è anche questa specificità, sono tanti gli amici e i parenti che lavorano insieme, perché non c'è cosa più bella che costruire la propria serenità in famiglia lavorando fianco al fianco. Elisabetta, belle parole, dice Patrizia. I complimenti di Samantha, grazie, dice Elisabetta. Sei meravigliosa Eli, quanta verità, verissimo. Io voglio essere il regista e il protagonista, dice Tiziana. Bravissima Elisabetta, cuoricini e applausi per Elisabetta Visentin. Questo caffè è ghiacciatissimo. Sentite il testo di questa canzone. Cosa c'è che non va al mondo, mamma? La gente vive come se non avesse mai avuto una mamma. È vero, quanta tristezza c'è in giro. Bravissima Elisabetta, benissimo, grazie a Elisabetta, grazie a te. Facci sapere che tuffo al cuore, se l'hai avuto, hai provato nel vedere il tuo volto qui su questa schermata di YouLeader, e ci accingiamo a passare al secondo post, al secondo post di oggi, preso da una persona che ha condiviso la live di ieri. Non l'ho vista tra i commenti, ma tant'è. Ladies and gentlemen, lei è Annalisa Gori. Annalisa, che dice: ogni giorno mi sveglio orgogliosa per la persona che sono diventata, per quello che so di diventare col tempo, per il tempo che ho deciso di regalarmi, per la vita che ho deciso di vivermi, per l'abbraccio in cui ho deciso di proteggermi. E che Annalisa abbia la vena artistica è fuori di dubbio. Mi piacerebbe un giorno farvi conoscere bene i talenti e le competenze di Annalisa, che non tutti conoscono. Vi prego di non far mancare gli applausi e i cuoricini, anche di taggarla in maniera che Elisabetta dice: le cose inaspettate ti danno carica. Sono contento. Piacere Annalisa, dice Maria. Monica, applausi e top 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 per il post di Annalisa. Ciao Annalisa, dice Daniela. Complimenti, dice Maria. Bravissima, dice Lavale. Natascia, sei stata una musa meravigliosa. Bravissima Romina, probabilmente Natascia si riferisce a Elisabetta o a Annalisa, non so. Bravissima, grande Annalisa, dice Cristina. Grande Annalisa, dice Giusy, stanno guardando il post di Annalisa Gori, non stanno guardando Sanremo, eh? Bella Ali, brava Annalisa, 10. Simona Palmerio, wow, ciao Annalisa, piacere.
Complimenti, dice Elisabetta. Alessia scrive: bravissima Annalisa, c'è sempre da migliorare noi stessi. Bellissimo post. Post stupendo, dice Patrizia. Piacere, bravissima. Piacere, bravissima. Stupendo, dice Tiziana. Ogni giorno mi sveglio orgogliosa, scritto a caratteri cubitali. Ma siete o non siete orgogliosi, orgogliose delle persone che state diventando, che sognate di diventare? Siete orgogliosi del vostro sogno? Siete spaventati dalla grandezza del vostro sogno? Se siete spaventati dalla grandezza del vostro sogno, siete sulla strada giusta. A tutte, dice Natasha, hanno delle espressioni che entrano dentro. Super Annalisa, dice Donatella. Grazie ad Annalisa. Quando e se vedrai questa puntata, ti prego di scrivere nei commenti come ci si sente vedendo il proprio volto e il proprio testo sbattuto in prima pagina. Grazie, grande Anna, dice Simona. Bellissimo post, dice Andrina. Grazie Annalisa, che magicamente scompare, e ci accingiamo per la chiusura di questa puntata con il terzo e ultimo post del giorno. Chi sarà la persona che vi mostrerò ora? Quale sarà il post che ho scelto ieri sera fra coloro che hanno condiviso la puntata di You Leader? Lei è la Vale Zaniboni. Valentina Zaniboni, l'ho vista tra i commenti, che in maniera stentorea scrive: tutto ciò che desidero è semplice, non facile, ma semplice. Non mi piacciono le cose facili. Ho scelto questo post per chiudere, perché è l'esemplificazione esatta di questa meravigliosa industria che è il network marketing, che è semplice, ma non è facile, perché serve un mindset, un atteggiamento, un desiderio bruciante che è più forte di ogni competenza, anzi viene prima di ogni altra competenza, perché anche le altre servono. E ce lo ricorda la Vale Zaniboni con questa frasina che vi prego di leggere e interpretare nella sua profondità. Post meravigliosi. Intanto vi state dicendo orgogliosi di ciò, orgogliosa dei miei 18 anni, dice Cristina, ma soprattutto della mia ironia. Anche Tiziana orgogliosissima e spaventatissima, ma lo afferro, ne sono certa. Non spaventarti, siamo insieme per far parte del 2%. Piacere Vale, dice Daniela. Vale, piacere. La Vale, grande, dice Giusy. La Vale dice: oh mio Dio, quindi c'era. Che cosa hai provato nel vederti qui? Avresti mai pensato di essere qui? Annalisa, grande davvero, riferito al post precedente. Piacere Vale, brava Vale. Vale, piacere, siamo in due ad amare le cose semplici, ma non facili. Meravigliosa, piacere Vale, dice Romina. Bravissima Vale, in fin dei conti ciò che desideriamo è molto semplice. Desideriamo vivere e condividere. Questo fa un leader: dà potere e possibilità agli altri di vivere, e condivide la sua attitudine al vivere. Condividere. No, mai, Mario, dice la Vale, non se l'aspettava. Bravissima, dice Elisabetta. Piacere Vale, brava. Che lo notiate o no, non importa. Che ci facciate caso o no, non fa nulla. Anche questo significa dare un pizzico di valore, dare un sorriso. Io ci provo tutti i giorni, non ci riesco sempre, ma provo sempre a dare potere delle emozioni, a dare potenza e a dare valore alle persone. Grazie alla Vale. Grazie a tutti voi che non avete fatto mancare oggi il vostro sostegno, alle ragazze che vi ho presentato. Grazie per aver scelto anche oggi You Leader. Vi auguro una chiusura di settimana magnifica, non solo dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista dei vostri affetti. Grazie a tutti. Ricordate,
che il 10 aprile accadrà qualcosa. 10 aprile 2021, io adesso qui nei commenti vi metterò il link su cui cliccare per entrare a far parte di un gruppo in cui non accade nulla al momento, ma in cui ci saranno coloro che sapranno in anteprima alcune cose su quello che accadrà il 10 aprile 2021. Ecco il link a questa chat in cui ci sono già molte persone. 10 aprile 2021, grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui. Alexa, volume 7. Buona giornata, divertitevi, ciao. Grazie a tutti, a lunedì, appuntamento a lunedì. Buona giornata. Cliccate su questo link. Ci vediamo lunedì. Grazie a voi. Buon proseguimento di giornata. Ciao.